il sistema sanitario italiano, oltre a doversi occupare dell'emergenza coronavirus, deve anche garantire altri servizi di assistenza sanitaria, come la gestione delle gravidanze. Allora, quali sono le principali precauzioni che deve adottare una donna in gravidanza? Come deve comportarsi per le visite e per i controlli? Lo chiediamo al dottor Ettore Cicinelli, specialista in ostetricia e ginecologia dell'Università di Bari. Buon pomeriggio, benvenuto. Sì, buonasera a tutti. Io ringrazio per la domanda che mi ha posto, perché è un problema che è certamente molto sentito, in quanto è chiaro che ci troviamo davanti a una situazione nuova, ignota, e certamente diciamo, tutte le donne che in questo periodo sono in gravidanza hanno una serie di ansie che si aggiungono a quelle normalmente presenti. Allora, direi che innanzitutto dobbiamo dire che è chiaro che tutti i comportamenti devono essere improntati alla massima prudenza, perché è vero che non ci sono ancora dati che dimostrino una particolare gravità o evoluzione in qualche maniera dannosa sia per la donna gravida che per il feto con il coronavirus, con il SARS-CoV-19, ma dobbiamo sempre tenere presente che la gravidanza è una condizione che espone la donna a particolari evoluzioni delle malattie e soprattutto delle influenze. Non ci dobbiamo dimenticare che quando ci sono state negli anni scorsi le influenze tipo l'H1N1, la diarrea, la suina, tutta quella serie di influenze, ci sono state delle evoluzioni gravi per le pazienti, per cui insieme ad un messaggio di tranquillità, perché ripeto, al momento sembra che questo tipo di malattia non crei particolari problemi nelle donne gravide e neanche nei feti e nei bambini, però è altrettanto vero che il comportamento debba essere improntato alla prudenza e quindi devono essere eseguite tutte le indicazioni che il Ministero ha dato, quindi il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, evitare chiaramente lavarsi le mani, cioè tutti i provvedimenti che sono ritenuti importanti per ridurre il rischio di contagio. Per il resto i controlli devono essere quelli di una gravidanza normale, quindi chiaramente devono essere mantenuti, perché non bisogna saltare i controlli in una situazione come questa. È chiaro, mi rendo conto che molte donne sono spaventate dal rivolgersi agli ospedali o negli studi medici, cercano di stare lontana da potenziali possibili fonti di contagio, però è altrettanto vero che i controlli vanno fatti e quindi non bisogna dimenticare la normale tempistica dei controlli in gravidanza. Se parliamo poi del momento parto, il momento parto è un momento assolutamente, cioè non crea una particolare, non si determina una condizione per la quale per esempio si debba ricorrere di più al cesareo. La donna Covid che dovesse avere anche una positività al tampone, quindi avere una positività al virus, può partorire per via spontanea, anzi, quanto possibile, se è possibile, meglio il parto spontaneo rispetto al cesareo. Bene, io la ringrazio per la chiarezza e per la disponibilità. Ricordiamo che per qualsiasi cosa chiamare telefonicamente il proprio medico o specialista. Grazie al dottor Ettore Cicinelli, specialista in ostetricia e ginecologia dell'Università di Bari. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e un saluto a tutti, in bocca al lupo a tutte le donne gravide. Grazie. Arrivederci.